Convenzione di tirocinio, di formazione e di orientamento con l'Università di Taranto. Facoltà di Scienze nella Formazione. Unità Territoriale di Taranto. Come nasce il progetto? Il progetto si è rivolto ai giovani studenti dell'Università di Taranto, Facoltà di Scienze della Formazione, e nasce come strategia di potenziamento delle cognizioni da parte dei tirocinanti per ottimizzare le scelte di studio e professionali. L'unità territoriale, in stretta collaborazione con i tutor, ha trasferito conoscenze e competenze, criteri organizzativi e strategie al giovane stagista, in un dialogo propositivo e scambievole, sia esperienziale che progettuale. Da un punto di vista dei bisogni sociali, il progetto mira a formare giovani sulle tematiche occupazionali e aziendali, utilizzando la formazione teorica e pratica, on the job, per rispondere alle loro esigenze di crescita in chiave culturale e professionale. Infatti è opportuno evidenziare che l'unità territoriale di Taranto ha introdotto nell'organizzazione flessibile dell'ufficio, che pone il cittadino al centro dei propri servizi offerti all'esterno, la figura chiave del referente facilitatore, che ha la funzione precisa di accogliere e assistere l'utente dall'input iniziale all'output finale. In questo contesto, il tirocinante inizialmente ha sperimentato una formazione teorico-pratica sull'intero panorama normativo del PRA, per poi focalizzare l'attenzione sulle formalità che modificano lo stato giuridico patrimoniale del veicolo. Al fine di rendere lo studente partecipe anche al lavoro di back office svolto dall'ufficio, per consentire una visione globale dell'organizzazione interna, dopo un corso di formazione esplicativo tenuto dai tutor, il tirocinante ha svolto in modo puntuale il lavoro di retrosportello, che consiste ad esempio nella fascicolazione delle formalità in provincia e fuori provincia, nel coadiuvare la segreteria, nell'esaminare in maniera più approfondita le varie fattispecie di esenzione o di casistiche particolari relative alle formalità presentate al PRA, nell'analizzare gli atti notori in base alla legge Bassanini, nel collaborare con l'URP locale, approfondendo le questioni anche di tipo legale e giuridico-normativo che si presentano quotidianamente ai funzionari preposti. In che cosa consiste il progetto? Attraverso tale progetto, l'Unità Territoriale di Taranto, nell'ambito di una strategia di potenziamento della sua presenza sul territorio e di attenzione al valore sociale delle azioni da compiere verso la collettività, ha inteso favorire lo sviluppo delle potenzialità del tirocinante in una cultura aziendale e di organizzazione di servizi pubblici in linea con le più qualificate tendenze manageriali. Trattasi di un delicato e complesso strumento educativo-formativo atto a facilitare l'ingresso futuro nel mercato del lavoro dei giovani studenti attraverso l'esperienza maturata nel mondo del lavoro. L'obiettivo è anche quello di favorire l'apprendimento di funzioni, attività e ruoli lavorativi finalizzati all'acquisizione di competenze professionali spendibili successivamente sul mercato occupazionale. Al termine dello stage, il responsabile ha redatto apposita relazione sulle conoscenze e competenze acquisite dal tirocinante per la facoltà di appartenenza dello studente. Al progetto è stato dato rilievo sia sul sito locale che su quello nazionale. Chi sono gli stakeholder del progetto? Studenti universitari, coloro che frequentano la Facoltà di Scienze della Formazione. Università e ricerca, interessati a far crescere negli studenti la consapevolezza delle proprie potenzialità. Collettività, beneficiario indiretto. Assistenza nella preparazione e presentazione delle formalità al PRA, grazie alla presenza del tirocinante che in quel contesto assume il ruolo di referente facilitatore. Dipendenti dell'unità territoriale, beneficiari indiretti. Soggetti che ne beneficiano in termini di accrescimento del patrimonio culturale e sociale, raggiungimento degli obiettivi personali attraverso il raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio. Quale valore sociale ha creato? Incentivo allo studio e approfondimento delle tematiche aziendali, con approfondimento delle dinamiche relative alla comunicazione esterna e interna. Quali risultati ha generato?
promuovere e favorire tra i giovani studenti dell'Università del Capoluogo lo sviluppo di attività di studio e ricerca sull'organizzazione aziendale e comunicazionale, maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e approfondimento delle tematiche di impresa. Quali gli obiettivi di miglioramento? In considerazione degli ottimi risultati confermati dai questionari compilati a fine stage dai tirocinanti e della valenza culturale dell'iniziativa, il progetto proseguirà nel tempo per continuare il confronto con un target privilegiato e diverso da quelli tradizionali, quali sono gli studenti universitari e il mondo accademico, consentendo di sviluppare ulteriormente le potenzialità degli studenti in materia di formazione, di organizzazione aziendale e di attività di comunicazione verso il cliente esterno e interno.